Tommaso Fantoni non vede l'ora di cominciare. Il nuovo centro della Sigma Barcellona ha voglia di bruciare le tappe per contribuire ai traguardi della società presieduta da Immacolato Bonina. Alla presentazione ufficiale, davanti al solito bagno di folla, il giocatore ha parlato delle sue forti motivazioni, specialmente al ritorno da un brutto infortunio dal quale si sta definitivamente riprendendo. Il mio infortunio è un infortunio che è molto soggettivo. Vedi Derrick Rose che ancora non è entrato, è un infortunio che si metabolizza col tempo, però giorno dopo giorno è un giorno in meno alla perfezione, quindi il mio obiettivo è lavorare duro per accorciare ancora di più i tempi. Cosa servirà alla Sigma per non ripetere gli errori del passato e centrare gli obiettivi prefissati? Io non sono Merlino, però la grande voglia di sbattersi credo sia uno dei primi punti. Ti potrei dire mille cose, però lo vediamo col tempo, ecco, ci vuole lavoro in palestra, dedizione, scienza di pallacanestro e poi tutto verrà da sé. A margine della conferenza stampa di presentazione, Fantoni ha parlato con entusiasmo anche del suo primo impatto con la città di Barcellona, Pozzo di Gotto. Mi aspettavo una cosa completamente diversa, nel senso, mi ricorda molto la mia città, Livorno. In più c'è il mare, quindi io vengo da 5 anni di nebbia, con tutto il bene che posso volere a Venezia, a Casale, dove ho trovato moglie, però questa è un'altra situazione e io ci sto alla grande.